Incidente mortale sulla strada delle Ristradelle alle porte di Arezzo, è deceduta una giovane ragazza, morto anche un cagnolino, due le persone rimaste ferite. La vittima è Elena Rapini, 29 anni, volontaria dell'ENPA. Siamo nella stradina parallela alla regionale 71 tra Olmo e Rigutino. Nel terribile schianto sono rimaste coinvolte una Hyundai Qashqai alla cui guida c'era un 46enne di Arezzo, mentre Elena si trovava a bordo di una Hyundai Atos. L'auto della giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata travolta dal Qashqai, che avrebbe invaso il suo senso di marcia perdendo il controllo del mezzo. Immediato l'intervento dei soccorsi del 118, purtroppo vani tentativi di rianimare la giovane. Deceduto anche il cagnolino che viaggiava con lei, uno dei tanti amici a quattro zampe che amava tanto. Gravemente ferito anche il 46enne, trasferito in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi con l'elisoccorso Pegaso. Nel sinistro è rimasta marginalmente coinvolta anche una terza auto, in questo caso il conducente ha rifiutato le cure del personale sanitario. L'incidente è avvenuto in una strada secondaria alla viabilità principale. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Arezzo, che hanno chiuso al traffico l'intero tratto, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dall'auto di Elena. Dopo viene a casa mia, si sono tutti e due, questo sì. Tutto sommato.